Siamo con il professor Simone Beta dell'Università di Siena, che oramai è un assiduo frequentatore di San Michele di Pagana, questa volta finalmente in presenza, che ha parlato con noi del suo ultimo saggio, I Greci, i Romani e le Stelle. Una lunga presentazione del rapporto tra l'antichità e il mondo degli astri, ma anche qualche aggancio con l'attualità, perché sono materie che non hanno mai smesso di avere una portata scientifica, ma anche un interesse un pochino meno scientifico. Beh, così come i greci e i romani guardavano il cielo e vi riconoscevano figure particolari o addirittura corpi celesti che rimandavano a divinità, è la stessa cosa è rimasto per noi. Anche noi, quando vediamo alla sera a occidente una stella particolarmente luminosa, sappiamo che è il pianeta Venere. Così, quando nelle notti chiare vediamo un altro corpo celeste rosso, sappiamo che è il pianeta Marte, cioè il pianeta dedicato al dio della guerra. E così come conosciamo alcune costellazioni, l'Orsa Maggiore oppure Orione, che è caratteristica dei cieli invernali, e quindi anche per noi il cielo ha ancora un grande significato. Se vogliamo orientarci di notte, basta cercare la stella polare e sappiamo dov'è il nord. Quindi qualcosa che gli antichi avevano scoperto, che è ancora qualcosa di importante per noi. Contadini, soldati, innamorati, viaggiatori, non smettiamo neanche noi di guardare il cielo.